Cari odioti, oggi ve la siete scampata. Oggi parleremo di un'auto vera, non delle vostre Simulvag mangiaoli a tradimento. Quindi, Audi 80! Cosa resterà di quest'Audi 80? Cantava Raff. Ma guarda, non mi sembra fosse quello il testo, Fabri, eh. Sì, ma non mi sembrano manco che siano c***o i Gabri, eh. Ma non ti do torto. Ecco, appunto, eh. All'Audi piacciono l'Italia ed il latino in generale. Tant'è vero che il loro nome prima era Horsch, cambiato con Audire e poi abbreviato in Audi. Tutti e tre nomi che vogliono dire la stessa cosa. Sentire. Perché? Meglio sentire pronunciare Audi 4 o Ecco, vi siete risposti da soli. Del resto, se quando Wagner, Bach o Mozart, vabbè, sì, lo so, era austriaco Mozart, componevano un'operetta e lo facevano in italiano, che era più fruibile all'orecchio umano. Dopo questo inutile dilagare per far capire agli italioti che i crucchi in fondo ci amano, torniamo alla nostra ben amata Audi 80. E siamo negli psichedelici anni 70. Anni di LSD, non il differenziale, ma i francobolli speciali. Anni rivoluzionati da Woodstock e lo scandalo del Watergate. E in Italia i Pink Floyd si facevano fregare gli strumenti a Pompei dopo quel live miracoloso e memorabile. Tutti abbandonano i campi per la fabbrica. La gente poteva spendere qualcosina. L'Audi fa già parte del gruppo Volkswagen e sotto la direzione di Ferdinand Piech deve approntare un progetto per svecchiare la linea delle auto di entrambe le case. Sono ferme al palo con due auto antidiluviane, il Maggiolino e la DKV103 o Audi F103. E se la sarebbero dovuta battagliare con auto del calibro di Alfa Sud, 127, Fiat e robe così. Molto più avanti di loro. Partirono con le linee guida per la meccanica. Per quella i tedeschi vanno forte. Motore 1.3 o 1.6, MacPherson davanti a sale torcente dietro. Sull'estetica, oh raga, niente, vanno in panico. Vanno giù di schizzi, prototipi, modelli, ma niente. Klaus Lüther ne riusciva a cagare un'idea manco per sbaglio. Come a dire ad un alcolizzato, oh zio, tienimi la birra, non te la bere, manco un sorso, eh. Almeno quelli della Volkswagen andarono con Giugiaro per la goffa, eh. Poi una volta trovata una quadra, il problema rimaneva non rompere le balle alla futura Audi 100. Ma che cazzo? Vabbè. Alla fine del 71 qualcuno, vista l'indecisione, andò in Audi, si ruppe le palle, tirò quattro linee a me, finito il progetto. Ah! Nel 72 viene fuori la prima Audi 80, dove il numero corrisponde ai cavalli che eroga. È un'auto concepita per fare concorrenza a Renault 12, Fiat 131 e similari. All'epoca molti reputarono la 131 brutta. Ma santi Dio, raga, ma se definite brutta una 131, questo è un reato! Vendette 1.700.000 unità, un cesso di successo! Oggi parleremo della B4 Cabrio. Cabrio, a Boiano, chiamata la piccola Londra, la Gabriele, perché la Cabrio? Cioè, ma adesso io direi proprio. Ah, le trovo io. No, vabbè, era per far scena, non ti preoccupare. Telaio, monoscocca, in acciaio, tre volumi, ovviamente aperta. Le dimensioni ve le lasciamo qui, visto che sbagliamo sempre. Pesa dai 1370 kg ai 1450, non è proprio un peso piuma, eh. La nostra bella Audi è fatta di un solido acciaio teutonico. Il peso apparentemente eccessivo è dato dal fatto che, avendo tolto il tetto, hanno dovuto fare dei rinforzi qui e là sul telaio per evitare che si torcesse come un deltone. E quindi, la linea non è molto dissimile dalla tre volumi normale, anzi, tolto il tetto è praticamente uguale. Il portabagaglio era insufficiente già dalle versioni precedenti. Figuriamoci sulla Cabrio, guardate qua. E vani sono stati i tentativi di aggiustare la situazione. Scusa, vuol dire che ci sono riusciti? Non ti seguo, che... Sono stati vani, magari portaoggetti... Difatti, per evitare il poco spazio, vi davano il portapacchi come quello delle vecchissime 500 e caricavate praticamente qui sopra. La cosa interessante del portabagagli è questo foro. La cosa invece che voglio capire è chi è che va a fare sci con la Cabrio. Sospensione anteriore stile MacPherson, posteriore ad asse torcente, tutto quanto contornato da ammortizzatori gas e olio e molle liquidali. Freni a disco anteriore, freni a tamburo posteriori, ma potevate avere invece 4 freni a disco soltanto sulle versioni più spinte. Avanti i freni invece che cosa troviamo? Abbiamo invece gomme da 205 su cerchio 15 e i bellissimi cerchi che metteva a disposizione Audi vi davano tantissimi modelli di cerchi, ossia questi qua e i copponi. Stop. Motore 2 litri, basamento in ghisa, testa in alluminio, mono albero bialbero, 8-16 valvole, iniezione indiretta Bosch. È sempre stato un piccolo motore
semplice, robusto e affidabile, ed è soprattutto in posizione longitudinale, non essendo né a trazione posteriore né tantomeno integrale. Peccato. Una volta tanto sì. Dicono tutti quanti che sottosterzano, ma perché sottosterzano? Lo spiegone. Hanno creato il motore a sbalzo rispetto all'asse anteriore. Perché? Questo è il centro delle ruote. Guardate dove è il motore. E oltre l'asse. Il cambio cade sull'asse delle ruote. Ovviamente, l'hanno fatto apposta. Altre caratteristiche belle ed interessanti. La rifinitura. Qui c'è poco da dire. Guardate, solo questo. Niente meno che i tubi aeronautici per l'alimentazione della benzina. La mandata e ritorno. Non è molto bello da vedere, però il vano è ordinato. Nonostante ci siano parecchie cose, la pompa dell'ABS, fusibile, tutto ordinato, preciso. È tedesco, raga, è preciso tedesco. Ovviamente tutto questo ordine ci dà più spazio nel motore. Infatti, basti guardare soltanto il tubo del radiatore, che è lunghissimo, e qui che c'è spazio. C'è talmente tanto spazio che la macchina è dotata dall'origine del sistema originale di allarme. Qui c'è la chiave per disattivarlo, questo qua se non si è mai rimane attivato o non vi fa partire la macchina oppure lo vedete suonare la notte proprio così. È bello da notare come ci siano alcuni elementi che erano caratteristici dell'epoca di quest'auto e anche precedente, perché troviamo in comune questa scatola sterzo, questo sistema di scatola sterzo, uguale a quello dell'Alfa 33, ossia scatola sterzo attaccata al parafiamma e lunghi bracci che vanno direttamente alla testina di sterzo che va sull'ammortizzatore. Ragazzi, è qualcosa... Aspetta, questa fammela vedere meglio. Sì, ma sta sull'ammortizzatore. Ma la madonna, è uguale! È uguale! E sono uguali a quelli dell'Alfa 33. Tutto questo sistema lo troviamo sull'Alfa 33. E ogni volta che andate a fare la convergenza, sono c***i acidi. Sapete perché? Questa qui si fa esattamente come ogni fuoristrada, qualsiasi. Ossia, devi togliere la testina di sterzo, girarla, rimetterla dentro, controllare, stringere, girarla, togliere, fin quando non avete le ruote in linea. Come potete già notare, la portiera si apre quasi di 90 gradi. Non è poco, ma era normale per una macchina così. Dovevi entrare bene, una cabrio, raga. È roba da fighi. Innanzitutto scordatevi lo stile italiano, quello è nostro, nessuno ce lo tocca. Abbiamo innanzitutto la plancia, ha poche forme, anzi ne ha una sola, è piatta e c'è la bombatura per il quadro. Il quadro strumenti è tutto visibile, ci sono 4 manometri, le spie al centro e basta. Ragazzi, tutto stampato, visibile, preciso, non si scappa. La plancia dell'aereazione, piatta. Bottoni qui, aereazione piatta, manopole, basta. Ragazzi, io non vedevo manometri così dal tempo del 127 Abarth. Temperatura dell'olio, pressione dell'olio e voltmetro. Tre cose che su una macchina servono. I pannelli sono ben rifiniti, non sono malacce, non sono neanche meno di altre auto sue coetanee e anche forse più lussuose. Finta pelle, bracciolo rifinito, inserti in alcantara. Finto legno, raga, finto legno. Ragazzi, ho un dubbio. Non riesco a capire bene se questo qui è finto legno, legno stampato, impiallacciatura, cosa. Se lo sapete voi ditecelo, ma scrivetecelo in un commento. Le bocchette della reazione invece sono tante e sono sparse e sono soprattutto ben posizionate. L'imperativo di questa macchina era riscaldare e spannare. Giustamente, se non faceva freddo in Germania, dove lo faceva? Qua? Sì, anche. Ma il Molise è un caso a parte, noi... I sedili sono abbastanza comodi, sono di tipo sportivo, con le spallette e soprattutto il reggicampo un po' più avvolgenti. Però ragazzi, qui il ragionamento si fa un po' diverso, perché noi italiani rispetto ai tedeschi abbiamo un modo di fare ergonomia diversa. Noi tendiamo a fare i salotti dove ci possiamo addormentare sopra, mentre invece i tedeschi tendono a fare qualcosa di comodo, sì, ma non troppo, perché non ti ci devi addormentare, devi guidare, quindi i sedili sono comodi, sì, ma sempre un po' duri, sempre che ti si deve addormentare un po' il culo, perché ti devi ricordare che stavi guidando e non facendo altro. Cose strane ci sono, ma anche cose peculiari. Per esempio, questo qui era tipico delle Audi dell'epoca, delle Audi degli anni 80. Era bello, stile quasi palla da golf, l'adesivo resinato sopra, argentato, è bello. È una cosa che è sempre stata bella, mi è sempre piaciuta. Poi, ragazzi, i pulsanti vi ricordano qualcosa? Sono gli stessi identici pulsanti della Lancia Tema, Tetra e cose così degli anni 90, quindi le terze serie. Avete mai visto una macchina italiana avere il portaoggetti sopra i piedi? Qua, abitabilità anteriore, bellissima, ergonomia, bello, stiamo tutti a posto, quindi un clima tipico terrestre. Dietro sembra di stare su Marte, sembra abitabile ma non lo è, tra i due sedili non c'è spazio. Anche se mi facessi più avanti non è che cambierebbe qualcosa, Sì, ragazzi, entro. Gabriele, liberami. Porco demonio. Comunque, ciao, va, ci vediamo. Che ciao? Ciao.
Oh, che quella tesorda! 1978. Peak resta, ma meno male Klaus Lüthe passa a BMW ed i risultati stilistici si vedono. Da allora sono tutti uguali. Siccome tra gli uffici ancora si aggirava il nostro Giorgettino Giugiarino, gli venne proposto di sedersi al tecnigrafo e buttare giù quattro linee. Giorgetto prende la matita e fa quello che deve fare, la stonda un po' e amen. 30 settembre 78. Mentre in gran segreto in Italia presentavano la Panda, Cruccolandia ti tira fuori l'Audi 80B2 in pompa magna. Si passa dalla macchina da guerra fredda in stile Europa dell'Est ad una in stile Europa dell'Ovest. Gli vestimenti in tessuto disponibili in tinte coordinate con i colori della carrozzeria e posto di guida caratterizzato da un cruscotto quadrangolare, anch'esso firmato Giugiaro, con due strumenti circolari più altri due strumenti centrali di dimensioni ridotte. Volante a due razze, con stemma della casa di Ingolstadt situato in posizione asimmetrica. Motore e meccanica invariati, 1.300, 1.600 a benzina, 1.600 naftone polmone, 1.900 turbo diesel naftone fumone. Nell'82 rivoluzione delle rivoluzioni, Abemus trazione integrale M su auto. Oggi sembra una cosa scontatissima, ma prima no. La nostra 80 diventa 1.600 turbo diesel, con 70 cuccioli di Labrador carini e pucciosi sotto il cofano, e poi 4. Ma ve li immaginate in Italia quando arrivò la 84 e ti vanti con l'amico New Rant con l'8.50? Che auto è? La 84, cioè 84 a numero? No, 84, 4 vuol dire trazione integrale, cioè ha più fibre? E lì a farsi perculare dagli amici. Audi lancia la sua prima auto da persone comuni con motore da 136 cavalli, 5 cilindri aspirato, trazione integrale, kit estetico da mio cugino di alta borgata. Verso l'84, intendo l'anno, aumento delle potenze dei motori in generale e aumentano le versioni GTE, CD, CC. Salute! Per potenze spinte e motore a 5 cilindri turbo bisognava guardare all'Audi 90, che era un Audi 80 con motori più spinti e poco altro. Altro giù di lì. L'Audi 80 non è stata mai una macchina apprezzata per la sua bellezza. Infatti è stata presa, usata, maltrattata e forse anche dimenticata. Non è molto apprezzata come Youngtimer, infatti molti collezionisti non la cercano affatto. E per giunta trovarla inizia ad essere anche difficile. Perché? Perché ne sono rimaste pochissime in giro. Su AutoScout 24, infatti, ad oggi ci sono soltanto 34 modelli disponibili, ad oggi che stiamo registrando, I ricambi ci sono tutti quanti, alcuni sono davvero costosi, mentre altri invece sono nella media. Però di base è una macchina affidabile, eterna, quindi difficilmente troverete qualcosa che si possa spiantonare così. Nessuno dei collezionisti, amici, carrozzieri, meccanici che ho a me detto voglio acquistare un Audi 80, oppure non c'è proprio un filone di ricerca per quanto riguarda le auto, le versioni base dell'Audi 80, la 1.800, la 2.000, così, eccezione fatta per quelli che vanno cercando le RS2, le Turbo, le S2 e così via. Bruttarella? A volte sgraziata, ma aveva anche dei veri difetti. Misero il motore talmente a cazzo di cane per fare l'abitacolo grande e per il bagagliaio? Niente. Non hanno mosso un dito. Perché? Questo è cabrio, vabbè, una storia a parte. Se avessero fatto la macchina leggermente più grande, avrebbero sforato le dimensioni. E il bello, sapete quale sarebbe stato? Che avrebbero dovuto collocare la macchina in una fascia di dimensioni più grande. Motore a sbalzo? Raga, che brodi che fa, ve l'ho detto prima. Hanno preso sto vizio all'Audi. Sotto sterzo ormai è diventato un marchio di fabbrica di Audi. B1 e B2, ruggine a manetta. B3 e B4, no. Mazza, che colpo di scena. Teutonica, I carburatori a volte scazzano, Audi fece una campagna di richiamo e risolsero le cose, quindi basta. E la campagna di richiamo la fecero davvero, Non voglio di altro. Abbonatovi! Iscrivetevi, like, commenta, abbonatevi, fate quello che volete, datemi i soldi così mi vado a rimettere i capelli in Turchia perché vedo dal riflesso che non ne ho più. Le versioni a trazione integrale invece avevano qualche problemino col posteriore, infatti i bracci tendevano ad allentarsi e questa cosa in curva non fa piacere. La versione B4, questa qui, montava 4-5 cilindri, V6 e con delle belle potenze. Raga, sapete che vuol dire? Motore a sbalzo, belle potenze e tutto quanto col peso all'anteriore. Fate un po' voi. Le rughe iniziano a farsi profonde sulla nostra 80. Già si pensava alla sua erede. Immagina il brainstorming all'Audi style proprio. Facciamo il nuovo, ma non facciamo questo, non facciamo quello. E ruotati avanti, troppo avanti. Ruotati dietro e troppo indietro. No, ma la carriola per le patate non mi tiene la curva.
Aspetta, idea! Cambiamo tutto, ma non cambiamo nulla, dai! La B2 viene pensionata con 1.700.000 esemplari. Che non è poco. Un altro successo. La terza generazione parte dal 79. La seconda crisi del petrolio fece seguire a tutte le case automobilistiche studi per ridurre i consumi. Uno dei modelli che adottarono una soluzione fu l'Audi 100. Ammazza che c'è, so! Cioè, tutto sto casino, Audi 100 di qua, Audi 100 di là, e poi sto grammofono. Già, nel 1981 si fecero i primi modelli scala e poi nell'83 i prototipi partirono per il Sahara, Death Valley e posti dove solo Bear Grylls andrebbe in villeggiatura. Giocarono al massacro per testare le auto ed in effetti il nostro bel cesso di successo divenne un mezzo affidabile sotto ogni punto di vista. Arriva il 1986 e la B3 spunta fuori a Ginevra ed in effetti era molto più... anni 80, quattro porte, interni rivisti, CX migliore dell'Audi 100, fammocca, design di madre Audi e padre ignoto, aveva un botto di cose nuove, tipo come i vetri a filo e niente gocciolatori. Sul lato tecnico la stessa impostazione, se vuoi di più devi acquistare la versione integrale che ha quattro freni a disco, bla bla bla, servo sterzo e quattro ruote indipendenti. Motore 1.6 benzina e naftone, 1.8 solo benzina e 1.9 naftone scorreggione. Si avvisa la gentile clientela che per maggiori prestazioni guardare l'Audi 90. Plum plum. Nel resto della sua carriera sapete cosa cambiarono? Quasi nulla. Solo i motori con potenze varie e oppure sistemi di iniezione in base ai paesi destinatari. Oltre ad allargare la carreggiata anteriore e infilare un 2016 valvole da 140 cavalli quasi, non ci fu altro. La nostra B3 brutta ma buona esce di scena con 1.700.000 unità. Mica pizze e fighi. Una curiosità grandissima, aveva il Pro Coten. In pratica era un sistema abbastanza semplice nella sua tecnologia. C'erano dei cavi che erano ancorati al piantone dello sterzo e alle cinture di sicurezza, ma ancorati anche al motore. Quando una persona sbatteva, il motore cadeva giù e si tirava avanti il piantone dello sterzo e le cinture, facendo da pretensionatore, in modo tale che il piantone non vi sbatteva sul torace e le cinture non vi strozzavano. Tutti quanti ci ricordiamo dell'Audi S2, ossia quel berlinone blu più comune detta Audi Porsche. Ragazzi, non è come per la tema Ferrari che quella macchina aveva dentro il motore della Porsche, no. Quella era una macchina presa e rimaneggiata dalla Porsche per dargli più prestazioni. È stata commercializzata la versione Station Wagon. Ma ce ne sono ben poche che sono berlina e sono tra le più ricercate ed hanno prezzi esorbitanti. L'Audi 80 non è mai stata una grandissima auto da competizione. Infatti, negli anni 80, l'Audi, oltre che essersi ritirata nell'86 dalle gare in maniera ufficiale, puntava su altre auto, sull'Audi Coupé per il gruppo A, sull'Audi 100 o 200 per il gruppo A, poi sull'Audi 4 gruppo B. Però, in sostanza, l'Audi 80 come auto da gara rimase al paro, anche se aveva la trazione integrale. Audi 80-90, sappiamo tutti che c'era l'Audi 80 e l'Audi 90, che poi sostanzialmente erano le stesse macchine. Tutti quanti noi abbiamo visto poi l'Audi 90 IMSA GTO. Era una macchina da competizione, era un Audi 90. No, raga, non era un Audi 90. Quella sotto era un Audi 4 da rally, buttata nelle corse, ricarrozzata come un Audi 90. Aveva ben poco di Audi 90 originale, anzi non aveva proprio niente. Anni 90, che... erano come 70 ma con il PC dentro casa. Ci dovevamo sorbire Jennifer Aniston che ci insegna a usare Windows 95, Beppe Grillo che urla contro la DC e la principessa Diana che lascia questo mondo infame. Ma almeno nel 99 è uscito Matrix. Raga! Qui si oltrepassa il ridicolo con una di quelle campagne di disinformazione che è propaganda politica proprio spostati. Nelle riviste specializzate compare un articolo in cui diceva che dopo il successore della 80 B3 che ci sta tutto sommato, avrebbero tirato fuori una nuovissima Audi 80 B4 che aveva più contenuto che sostanza. Cioè? Avrebbero anche risolto problemi macroscopici della precedente. Arci cioè? Ed un design evoluto, tutto volto a fare il culo a BMW 36, Mercedes 190 e altre. Quindi, gambe e spalla, matite in culo in mano, che tirano fuori questa. Ferma tutto, Gabriele. Smettila di trullallare e mettimi a confronto la vecchia con la nuovissima nata di casa Bustelle Craudi. E questo sarebbe il risultato. Il risultato di tutto sto bordello. Cioè, prima mi dici che sarà tutto diverso e alla fine la stessa macchina. Chi ha fatto il restyling? Zucchero? Stessa macchina della precedente, passo allungato che tra poco diventa lungo come il Titanic. Fari diversi, barra di intrusione. Siamo nei 90 e sparisce la 90.
tutti i motori potenti finiscono sull'80. Ci sono solo il 2000, il 2003 5 cilindri e il Q6 2008. È la faccia della crisi. Poi forse per non perdere la faccia davanti a tutti, reintrodussero i naftoni nel tardo 91. Perché? Boh. Di sicuro non perché erano avanzate le scocche della B3 e hanno fatto come molti. Riciclo smodato, l'ha fatto Alfa Romeo con Giulietta e 75, ma al gruppo Volkswagen mica piace dirle certe cose. Tutto annunciato in pompa magna e ti indorano la supposta. La B4 lascia le scene con 1.100.000 esemplari venduti. Cosa resterà di questa Audi 80? La nuova 4. Ma questa è un'altra storia. La maggior parte delle Audi 80 sono andate tutte quante allo sfascio in moto. Perché? Perché sono auto eterne. Quando la si guida si ha comunque una macchina solida e robusta in mano. Per esempio lo sterzo è uno sterzo comunque concreto, è ben centrato, si vedono i pedali, non ci sono cose al fuori posto e quindi... Dicevo, l'abitacolo è ben pensato, i pedali sono abbastanza centrati, non sono proprio allineatissimi come altre auto, però sono sempre più centrati di molte auto italiane. Una grande pecca di questo tipo di cruscotto è che, essendo già nero lucido, abbastanza ampio, il parabrezza molto inclinato genera un sacco di riverbero che si ripercuote sia sugli occhi del guidatore che sul vetro. Il cambio, gli innesti sono rapidi, sono ben centrati, non devi andare a pescare le marce, la leva è corta, il leveraggio è preciso. La cosa che ho notato invece, che è abbastanza singolare perché abituato a guidare auto italiane, è la rapportatura. Le prime quattro marce sono abbastanza snelle, ossia cambi di marcia molto facili, molta ripresa, quindi sono abbastanza corte, mentre invece quando si va in quinta c'è una quinta mediamente da riposo e si cammina anche, diciamo, bene, siamo a 100 orari attorno a 2000 giri. Per quanto riguarda invece la guidabilità, il sottosterzo si sente, accentuato anche dalla carrozzeria aperta, quindi quando inizia ad imbardare sui fianchi inizia a torcersi ancora di più, non è piacevole. Però ragazzi, è una macchina cabrio. Giù il tetto, cosa che non possiamo fare qui a Boiano perché siamo a meno 6 gradi, ci si gode tutta quanta la giornata. Quelli che se ne vanno a sciare a St. Moritz con la cappotta abbassata ancora me la devono spiegare, però va bene. Per essere un 2 litri da circa 150 cavalli, è un motore abbastanza spigliato, ha una ripresa molto omogenea, sembra quasi di sentire un 6 cilindri, molto lineare, molto progressivo. Sulle prime 4 marce vediamo che l'accelerazione è costante, lineare, precisa, non ha picchi di potenza e poi dei vuoti, è sempre molto lineare. Questa è una cosa, devo dire, gradevole. È un motore che io definisco docile, non come alcuni motori italiani che sono molto più brutali. È molto più vicino ad un V6 come erogazione. La ripresa in quinta, invece, avendo una quinta mediamente da riposo, è anche abbastanza buona. Diciamo che il peso della macchina è una via di mezzo, non è eccessivamente pesante, non è eccessivamente leggera. Ha un'ottima ripresa anche sulla quinta marcia. Quando si riprende la macchina anche da bassi giri, le prime quattro marce rispondono veramente molto bene. La quinta invece da 1000 giri è un po' più difficile da riprendere. Questa invece è una nota che alcune auto italiane, avendo molta potenza più in basso, riescono a far fronte. Lo stile di guida detta anche l'assetto della macchina in questo caso. Se hai una cabrio non puoi pretendere di fare il matto. Il tuo telaio non te lo permette, è una macchina che è fatta per andare piano, per goderti lo spettacolo che c'è fuori, mentre invece l'assetto di per sé è dubbio, è sottosterzante, col motore a sbalzo, quindi fin quando la si tiene ad una velocità costante oppure si fanno i classici tragitti, come dire, quelli canonici, anche a tutta velocità sull'autostrada, per le superstrade, per chi avete fretta, bene raga, tutto a posto. Non ci sono problemi. Ma questa qui, su un misto stretto dove dovete fare bruschi cambi di manovra, secondo me, se vi va bene vi girate, o se no rischiate anche di accappottarvi, e questa la cappotta non ce l'ha. Ricordatevi poi che le sospensioni non è che sono chissà quanto rigide, quindi in sostanza avrete sempre un'auto ballerina. La comodità come tipo di auto in sé ci sta tutta quanta, è abbastanza comoda. L'unica cosa, il difetto è dietro, l'abitacolo poi è grande. È stato pensato bene anche negli anni 80. L'unica cosa è che bisogna fare e bisogna vedere se... Cazzo! Dicevo, l'abitacolo è sempre una cosa studiata a tavolino. Il motore avanti
a sbalzo ha permesso di fare un abitacolo abbastanza grande. Tutto lo spazio che volete c'è avanti, ma dietro no. Poi mettete il fatto che questo è cabrio, tutto quanto il blocco della cappotta è tranquillamente stato integrato tra lo spazio del bagagliaio e lo spazio dei sedili posteriori, finito. La visibilità, no raga, è un cazzotto in un occhio. Allora, il parabrezza incollato bene per la strutturalità, troppo inclinato, troppo riverbero, e soprattutto hanno dovuto mettere questo perché si centrasse con il pezzo di dietro. È una benda nell'occhio, sta sempre in mezzo ai piedi. Poi i finestrini sono piccoli, la cappotta, il retro è piccolo, no raga, è difficile. Sulla visibilità, purtroppo, sulla cabrio è toppata. E quanto riguarda la... questo c'è la cazzo? Sì. Ma devo scendere, ma ti rompo il culo, porca troia! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Il culo è molto lungo, quindi non riuscite a capire bene dove finisce la macchina. E poi parliamoci chiaro, abbiamo come difetto standard il PVC della cappotta. Se quello si ingiallisce, ciao, finito. Che fai, abbassi la cappotta per fare manovra? Ah, eccola qua, guarda, guarda. 80 berlina. La frenata? Non lo so, sinceramente la devo ancora provare. A few inches later. In linea generale frena abbastanza bene, ma non ha proprio di quelle frenate che ti piantano di testa vicino. Diciamo, la frenata è proporzionale allo stile di guida. Quindi si va piano, rilassati e frena bene. Oltre, dovete iniziare a preoccuparvi. Come si fa una conclusione adeguata per l'Audi 80? In modo educatamente blasfemo. Tutti quanti ci ricordiamo della storia di Gesù, della Madonna, ma di San Giuseppe non si ricorda mai nessuno. Tutti sappiamo del figlio superstar, la moglie coprotagonista e il padre? Cioè, manco nel pubblico, cioè, zero. Questa macchina è come San Giuseppe, ha fatto la storia e poi è caduta nell'oblio. Tutti quanti ci dimentichiamo che esiste l'Audi 80. Poi ci si ricorda e dice, ah sì, ma l'Audi 80, bello, ma che c'è per cena? Questa è una fine ingloriosa per un cesso di successo. Grazie per aver guardato il video e se sei arrivato fino a questo punto, beh, vuol dire che il nostro progetto ti piace. Se vuoi sostenerci è facile. Qui sotto troverete in descrizione il collegamento alla nostra pagina TP dove potrai abbonarti. E grazie infinite alle persone che lo hanno già fatto. Se invece non avete lo sbatti per andare a registrare su TP, potete rimanere comodamente su YouTube tramite gli abbonamenti e i super grazie. E per finire, non dimenticate che c'è anche il nostro negozio di magliette e oggetti vari dove potete sostenerci anche così. Fai cagà! Lo so. Perché no, l'Audi 80 non è mai stata una macchina. Abbiamo poi tutto quanto olio su tela, anzi coglioni su Audi. Tutti quanti ci dimentichiamo. Ma vaffan cazzo vi guardate. Ma che ne so? Oggi è giornata, Guarda. Secondo me gli sta sul cazzo. Mi sta sul cazzo sta macchina, secondo me. Romania. Il maniaco. Io mi sto sentendo proprio male. Il maniaco. Ho detto qua mi pigliano un cucino. E non la via di Loredana, l'altra parte che ti ricollega a Tommasino il Fioraio.